Salve popolo dell'internet e bentornati sul nostro canale Pinte di Storia, divulgazione storica per tutti i palati. Ho due birre in mano come vedete, ma non sono tutte per me, una la andrò ad offrire alla mia ospite di quest'oggi. Si chiama Arianna Ricchiuti ed è biologa e astrobiologa. Non capisco la differenza, quindi dici un po' qualcosa tu su cos'è il tuo mestiere, su cosa fai. Buongiorno a tutti, ciao! Io sono Arianna, allora biologa, vabbè lo sappiamo, la biologia è la scienza della vita, e l'astrobiologia riguarda chiaramente sempre le scienze della vita, però è la biologia applicata allo spazio, quindi io mi occupo di cercare forme di vita nell'universo. Quindi insomma, come vedete, non è una storica ma una scienziata, perché? Come vedete dal titolo di questa puntata, oggi è il Ada Loveless Day, ovvero una giornata in cui si celebra il ruolo avuto dalle donne nella scienza. Quindi abbiamo una donna scienziato che tra l'altro si occupa anche di divulgazione scientifica, assolutamente, giusto? Assolutamente, io non lavoro propriamente come biologa o astrobiologa, non sono una ricercatrice, ma io faccio comunicazione della scienza, in particolare qui al planetario che abbiamo a Bari, al planetario di Bari, e mi occupo di fare spettacoli di scienza. Comunque, come sempre, è il momento di lubrificare le nostre ugole prima di... Prego, questa è la sua Peroni. Prima di cominciare... Io ti ringrazio per questa birra, ma io sono astemia. C'è proprio questo problema qui. Io non bevo propriamente la birra. Oddio, che colpa al cuore. Vabbè, è risaputo che gli scienziati sono sempre gente un po' così, ma sono sicuro che il nostro cameraman gradirà berra al posto tuo, vero? Posso cederti da quindi... Perfetto, cos'è per lei, grazie. E allora iniziamo con questa puntata dedicata alla storia delle donne e della scienza. Di donne impegnate nella ricerca scientifica ce ne sono sempre state, anche in quelle epoche in cui tradizionalmente noi non lo immagineremmo mai di vedere donne scienziato. Certo, uno può far riferimento, come immaginario collettivo, alla figura di Marie Curie, giusto? Assolutamente. Marie Curie è proprio l'emblema della donna impegnata nella scienza. Lei è stata premio Nobel non solo in una materia scientifica, ma in due addirittura. Lei è stata premio Nobel in fisica e in chimica per le sue scoperte riguardanti le radiazioni e per la fisica, e per i suoi studi riguardanti il polonio e il radio per la chimica. Ecco. Quindi veramente eccezionale. E Marie Curie la conoscono tutti quanti. Esatto. Però nel corso della storia tante donne si sono cimentate nella ricerca scientifica e hanno portato dei grossissimi cambiamenti e delle grosse scoperte e innovazioni nel campo scientifico, che però incredibilmente non conosce nessuno per ragioni a noi ignote. Sono poco conosciute. Non hanno il merito che... Tipo, proprio prima si parlava di epoche in cui non immagineremmo mai donne scienziato. Partiamo dall'antichità. Sì. Ipazia di Alessandria. Filosofa, matematica, è stata anche astronoma. Tra l'altro tu mi dicevi prima che è lei che ha inventato la scuola pubblica aperta a tutti, quindi era tipo una tua antesignana. Sì, diciamo che sono una sua discendente, per così dire. Lei è stata la prima donna a dare accesso al pubblico insegnamento, al libero insegnamento, quindi faceva un po' divulgazione scientifica, diciamo sì. Così. Sì, però i suoi grandi meriti sono stati quelli di aver costruito dei veri e propri strumenti scientifici che poi sono stati utilizzati, quindi per esempio mi ricordo l'aerometro, che è uno strumento che serve a misurare la densità dell'aria o di un mezzo gassoso, di un gas, questo è stato molto, molto particolare, oppure l'astronavio piatto, uno strumento che ci permette di misurare l'altezza di un astro sull'orizzonte, in particolare del Sole, anche questo è stato molto utile, molto utilizzato in astronomia, e poi c'era un terzo strumento che è l'idroscopio addirittura, quindi dall'astronomia fino poi alle scienze del mare, l'idroscopio serve a esplorare il fondale marino. Ah, quindi una specie di parente all'inverso del periscopio. Esatto, sì, sì, sì. Per chi non lo sapesse, Ipazia di Alessandria è vissuta nel IV secolo d.C. e purtroppo fece una bruttissima fine, fu massacrata da alcuni fanatici cristiani che ovviamente non vedevano benissimo il ruolo di una donna insegnante. Il suo progresso. E decisamente non lo vedevano bene. E tra l'altro consiglio, visto che è stata una figura che ha avuto molto successo recentemente di pubblico, di vedere il film che fece nel 2009 Amenebar, che si chiama Agora, che è proprio dedicata alla sua figura. E passiamo al Medioevo, l'età buia per eccellenza, in cui nessuno crederebbe di trovare mai una donna nel ruolo di scienziato.
E invece ci spostiamo nel Principato di Salerno, siamo nell'undicesimo secolo, Salerno è una città culturalmente molto vivace perché è un crocevia di scambi tra popoli latini, popoli arabi, normanni, insomma è uno dei centri culturali più vivaci dell'epoca. È in questo contesto che nacque la famosa Scuola Salernitana di Medicina, in cui operava per l'appunto una delle prime ginecologhe della storia, o mi sbaglio? Assolutamente, si chiama Trotula De Ruggero, un nome un po' particolare, forse è per questo che non viene molto citato. L'effetti Trotula! Trotula, un nome proprio carino, insomma. Beh, Trotula è stata la prima ginecologa della storia, hai detto bene, cioè lei si è occupata, lei ha reso quella che era una pratica comune, che è il prendersi cura della donna durante il parto, durante la gravidanza, e ha reso questa pratica comune una vera e propria branca della medicina e della scienza. E lei addirittura si è occupata di cercare di ridurre il dolore che la donna subisce e sente durante il parto. Ah, certamente, Trotula è stata la prima a riconoscere il desiderio sessuale femminile, cioè lei diceva non è vero che la donna non prova desiderio sessuale, il desiderio sessuale della donna è naturale ed è uguale a quello dell'uomo, e diceva anche una cosa in più, cioè lei riteneva che sopprimere o impedire il desiderio sessuale fosse deleterio, provocasse poi sofferenza. Insomma, era una sessantottina anteritera, in assolutamente, pratica. Assolutamente sì. E tra l'altro, lei ha scritto vari trattati, purtroppo ce ne sono arrivati solo due di quelli più importanti, il Trotula Major, giusto? E sono tra l'altro liberamente acquistabili, se andate sul sito della Feltrinelli, si possono comprare. Infatti, cioè, un altro suo merito è stato quello di aver messo per iscritto tutte le sue conoscenze, cosa che invece Ipazia, per esempio, non aveva fatto. Quello che noi sappiamo di Ipazia lo dobbiamo ai suoi allievi. Scorrono i secoli e arriviamo all'Ottocento e finalmente giungiamo a parlare di Ada Lovelace, che abbiamo già citato all'inizio di questo video. Tu te la ricordi Ada Lovelace? Sinceramente non molto, forse perché riguarda un ambito che poi non è il mio. Sì, effettivamente. Dunque, diamo un attimo dei cenni biografici. Lei è nata nel 1815 a Londra e poi morì nel 1852 tristemente di cancro uterino, quindi insomma una malattia che già all'epoca e che tutt'oggi non è stata debellata. Perché è così famosa? Perché lei, a parte essere l'unica figlia di Lord Byron, il famoso poeta, con cui però non ebbe mai tanti rapporti perché morì quando lei aveva 9 anni, è stata una delle più grandi matematiche dell'Ottocento, perché oltre ad essere stata istruita nel campo delle matematiche sin dall'infanzia... Perché mi sembra che sua mamma fosse matematica. Sì, sua madre era Anna Isabella Milbanke, non so se la pronuncia è giusta, ma si chiamava Anna Isabella Milbanke, che la istruì sin dall'infanzia nelle scienze matematiche. Perché? Perché quando la figlia gli propose di voler studiare poesia come il padre, lei, ricordandosi di quello scavezzacollo del marito, decise no, tu ti metti a fare matematica, e ha fatto bene perché era un talento nato. Tant'è vero che fu una delle pochissime che comprese le implicazioni che aveva la famosa macchina analitica di Babbage, che è una specie di antenato del computer. Sì. Infatti lei, oltre a finanziare direttamente questo progetto, ebbe un ruolo fondamentale nello sviluppo di quella che sarà poi l'informatica, perché lei creò un algoritmo con cui si riusciva a fare questa macchina analitica svariate tipologie di calcolo, moltiplicazioni, divisioni, mentre prima per ogni cosa c'era una macchina sola, e soprattutto intuì che sviluppando un linguaggio che oggi definiremmo di programmazione si potevano utilizzare queste macchine analitiche per qualsiasi applicazione, nella scienza, nella comunicazione. Anzi, lei diceva con una intuizione geniale che queste macchine nel futuro della scienza, ma anche della vita comune, sarebbero state fondamentali nella nostra vita. E da questo siamo arrivati a internet, ai computer, ai telefonini. Quindi anche lei è stata davvero una grande donna. Assolutamente, lei ha posto le basi di quelle che è stata poi l'informatica che ci ha permesso di avere tutto quello che oggi abbiamo. Le dobbiamo tutto. Una grande, non posso altro dire una grande. Ecco, ora io passerei a una donna del XX secolo, molto molto importante, anche se tuttavia non viene mai ricordata, soltanto menzionata nei libri. Io ci sono parecchio affezionata proprio perché l'ho studiata nel mio corso di laurea. Si chiama Rosalind Franklin. Mai sentita, in effetti. Dichiaro mea culpa e la mia ignoranza. Ebbene, Rosalind Franklin ha a che fare con il DNA e tutti quanti conosciamo il DNA. Bene, Rosalind Franklin è stata una biofisica
fisica e cristallografa. La cristallografia è la scienza che studia i cristalli, ma è anche quell'insieme di tecniche sperimentali che ci permettono di riprodurre le immagini delle molecole, quindi è davvero una cosa particolare. E la Franklin praticamente è stata la prima donna a ottenere la prima immagine a raggi X di una molecola, che era proprio il DNA, ed è grazie al suo lavoro che i famosissimi Watson e Crick, quelli responsabili del modello a doppia elica del DNA, hanno poi potuto definire il fatto che il DNA è formato da una doppia elica e tutto il resto, quindi la forma B, e chi è biologo conosce queste cose. Quindi è grazie a lei che Watson e Crick hanno capito la struttura di questa molecola così importante. Quindi insomma, anche in questo caso, dietro una grande scoperta c'è sempre il lavoro preliminare di una grande donna. Assolutamente sì. Il fatto che non sia molto citata forse è dovuto al fatto che le sue scoperte sono state utilizzate a sua insaputa. Ah sì? Sì, cioè Watson e Crick hanno preso le immagini che lei aveva ottenuto e le hanno liberamente utilizzate per poi fare le loro scoperte. Ecco, questo qua mi dà una buona imboccata, perché abbiamo visto donne nella storia che sono state impegnate nel campo della scienza, ci sono sempre state, ma tutte quante hanno dovuto fare il conto con lo stigma sociale di cui soffrivano le donne. Tutte quelle che abbiamo citato e molte altre di cui parleremo in futuro hanno sempre dovuto fare i conti con il loro essere donne. Quindi purtroppo questa è una cosa con cui ancora oggi facciamo i conti. Ma va bene, concludiamo così questa nostra carrellata di donne scienziato. Non ne abbiamo citate molte altre importanti per la paleontologia, per la fisica, ma in futuro lo faremo. Tuttavia, voglio dirvi anche questo, che Arianna, oltre che essere una divulgatrice, gira anche spesso il mondo e l'Europa facendo seminari e altre cose varie. E a tal proposito ha un annuncio urbi et orbi da fare, non è vero? Sì, esatto. Questo dicembre andrò in Olanda dal 4 all'8 dicembre, poiché sono stata selezionata per un bel seminario di astrobiologia, però a differenza di tutti gli altri, questa volta si tratta di una cosa parecchio importante, devo dire, poiché è un seminario dell'Agenzia Spaziale Europea. Azzarola, è come la NASA però europea. Esattamente, è la stessa cosa, sì. Bellissimo. Va bene, quindi noi ti facciamo i migliori auguri per questo importantissimo seminario. La nostra pinta speciale si conclude qui, noi ci vediamo nel prossimo mese, con una nuova birra e una nuova storia. Alla salute! Tu sei la stemma, quindi... Alla salute!